tutti, in questo tutorial voglio presentarvi un set di carte che ho realizzato io, vedete che ho disegnato, che potete prendere acquistandolo tramite il mio Etsy shop e vi lascio il link in box informazioni. Come vedete questa è una carta fenicotteri e di questa carta vado a crearci una busta. Vado a tracciarmi il centro di questa carta e vado a usare il punch board. Vedete, una volta che ho premuto, poi vado a farmi le pieghe. Una volta create le pieghe, vado, vedete, a pressarle. Ora prendo lo spigolo e vado sull'altro lato del punch board e vado ad arrotondare, vedete, gli spigoli. Ok, una volta che ho fatto tutto, prendo la colla e me la vado a mettere, vedete, ai bordi delle chiusure. Ok, una volta che abbiamo creato la busta, andiamo a creare il cartoncino da inserire dentro. Io lo faccio centimetro un po' più piccolo della busta, quindi utilizzerò il cartoncino di supporto con la carta che ho realizzato io, che sarà leggermente più piccola del cartoncino di supporto in modo da creare una cornice. Quindi dopo aver passato la colla, vedete, sulla parte della carta, lo vado a incollare sul cartoncino di supporto. Di questo stesso cartoncino vado ad arrotondare gli angoli, aiutandomi sempre con la parte della punch board. Ok, dopo aver arrotondato gli angoli andiamo a decorare questo biglietto, prendendo un po' di elementi, vedete la scritta Summer, delle ancore, e andiamo a incollarle sopra. Dopo aver inserito la scritta Summer, aggiungiamo qualche altro elemento. Io aggiungo un'ancora intagliata che vado sempre a incollare. Ok, e dietro lo lasciamo libero, così ci potete scrivere se volete, e lo andiamo a inserire nella busta. Andiamo a prendere un'altra ancora, vedete, e poi prendiamo del filo che tagliamo e lo andiamo a passare all'interno del foro dell'ancora. Andiamo a creare un nodo e quindi allo stesso tempo un fiocco. E lo andiamo a posizionare, vedete, fuori. E andiamo a incollarlo, vedete, in basso, in modo che potrebbe anche fare da chiusura con la busta.
Dopo aver incollato quest'ancora, andiamo a prendere un altro pezzo di spago e andiamo a fare quest'altro doppio nudo e lo chiudiamo in questo modo e andiamo a fare sempre un fiocco. Spero che questo progetto realizzato con le carte che trovate nel mio shop vi sia piaciuto e come vedete questa è una idea semplicissima che può essere per l'estate. Con questo il tutorial è finito e spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!